domenica mattina a Parratico. Lo scalo in tranquilla attesa del treno vapore che partirà alle 8.30 da Milano Centrale via Carnate. Di fronte la Rio, cantiere nautico. Al videino ho sostituito per via dei copyright i sottofondi musicali che usavo al tempo, rileggendoci però sopra le note originali. Mi viene la brillante idea di andare in linea incontro al treno. Parto per andare ad aspettarlo al magnifico Ponte San Michele sull'Adda a Paderno. Una lunga e inutile attesa. I macchinisti di un treno in transito mi avvertono che il treno a vapore è fermo a Sesto. Grossi problemi di trazione per la 740-311. Via a Sesto, ma ci arriverò quando la 740 sarà già ripartita al traino di una diesel. Ok, allora a Palazzolo! E trovo la 740 staccata dal treno ed in attesa di traino. Sotto le cure del maestro del vapore, l'oggi adirato signor Bellini. Il guasto? La griglia del forno, fusa per il pessimo carbone caricato a Milano. Si è vetrificato attorno alla griglia. Comica nota, e penso ai gitanti a bordo, il diesel di soccorso che a Sesto ha preso in consegna il treno a vapore si è poi guastato quasi subito in linea a Terno. Quindi altra sosta e sconsolata attesa di una D343 inviata da Lecco, e al momento i gitanti mi dicono sono finalmente giunti a Paratico. Da Cremona via Brescia ora giungerà un'altra D343 a prelevare la 740. Arriva sul secondo, poi retrocede fino al deviatoio che immette ai binari per Paratico. Non possibile l'accesso diretto con l'ace, serve un manovratore. La prima delle 35 loco di costruzione Preda, quest'anno 1967, motore Brief Paxman 12 cilindri, 1070 cavalli.
però. Solita laboriosa manovra per rimettersi sul binario di corsa. Malditi scatti del vecchio mastro WordPress! Il trasferimento a bassa velocità è possibile senza sparcare le bielle, perché un po' di pressione in cabina c'è, sufficiente per non grippare la distribuzione. Stazione di Palazzolo oggi ospita un campionario di tre generazioni e di tre sistemi di trazione diversi. Incrocio tra moderne ALE 582, hanno il controllo della trazione a chopper. Partita mestamente la 7.40, vado a paratico al treno dei forzati, pardon, dei gitanti. La 3.43 2017 Breda, che ora è titolare del treno, è in manovra.
Arriviamo a Palazzolo. Se dovrei camparti adesso, per cui tra... che se te l'hai mia sotto. Disposizioni via cellulare, sembra linguaggio criptato, ma è genuino dialetto locale. Alla condotta c'è un giovane maestro del vapore, oggi prestato al gasolio, Arturo Paruscio. Vieni qua! Esatto. Però dopo è stato tutto bene anche quello. Quello cosa c'ha? Sì. Anelli, veterano gran maestro del vapore, come sempre iperattivo. Mi ritiro in sala macchine. Siamo dai tre ponti della A4, il primo in cemento armato è del 1931, lungo 285 metri, alto 38 metri, tre archi parabolici da 60 metri, un capolavoro del tempo. Quello centrale è del 1964, il terzo da cui siamo sbucati è del 1994. Palazzolo, ora le manovre per portarsi sul binario di corsa direzione Bergamo.
Per i partecipanti e le sette carrozze erano stivate, oggi è stato un viaggio nel tempo e nel gusto e nella natura.